Cari amici di Itinerari Agroalimentari d'Italia, benvenuti alla nuova puntata. Siamo a Matera, la città dei Sassi e capitale europea della cultura 2019. Sono qui in un punto vendita di eccellenze enogastronomiche, di bontà casearie, la bottega del Casaro. Un laboratorio e punto vendita che delizierà il palato dei lucani e degli italiani. Ma andiamo subito a conoscere i titolari di questo punto vendita di delizie. Tra poco assaggerò anche io la mozzarella. Parlo subito con Luca Loviglio. Luca Loviglio è? Carlucci Sante. È il suo team di operatori professionali. Luca Loviglio, benvenuto a Itinerari Agroalimentari d'Italia. Quando nasce la bottega del Casaro? La bottega del Casaro nasce nel dicembre del 2015. È stata una nostra iniziativa perché pensavamo di, tanto che abbiamo fatto l'operaio per tanti anni, cioè tentare di avviare una nostra attività per quanto riguarda il nostro settore, perché sono da quando eravamo piccoli che abbiamo intrapreso questa strada e abbiamo provato con risultati abbastanza eccellenti. Direi proprio eccellenti, ho già assaggiato prima, non ve lo dico, la mozzarella è ottima. Risultati eccellenti, cercando di andare avanti con la nostra attività nel nostro settore, perché è un settore abbastanza difficile, abbastanza complicato. Ma di bella qualità. L'altro socio si chiama? Sante Carlucci. Sante Carlucci. Quanti siete? Sante, Luca e chi è l'altro socio? No, siamo solamente tutti. Solo due, pochi buoni? Pochi buoni. Perfettissimo. Pochi buoni e soprattutto maestri caseari con eccellenze veramente deliziose, a dir poco, cari amici all'ascolto. Ma andiamo subito a presentare le bontà della bottega del Casaro. Qualche minuto di attesa e do la linea alla regia. Tesoro, ho risolto il problema del nostro tempo libero e delle nostre vacanze. Davvero? Come hai fatto? Mi hanno consigliato la guida turistica ed enogastronomica www.girovagandoinitalia.com ed ho subito trovato quello che cercavo: tanti itinerari turistici, hotels, ristoranti, agriturismi ed un elenco dettagliato di prodotti tipici e ricette delle regioni italiane. Come hai detto che si chiama? www.girovagandoinitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane. Cari amici di Itinerari Agroalimentari d'Italia, eccoci ritornati per questa nuova puntata. Siamo a Matera, nella bottega del Casaro, punto vendita di eccellenze enogastronomiche. Ma prima del punto vendita, una produzione di delizie casearie che l'amico Luca, insieme a Sante, Michela, Ludovica e la Gisella. Vieni Gisella, porta gli attrezzi del mestiere, a chi la diamo? La diamo a Sante, andiamo subito alla produzione di queste eccellenze. Ecco invece subito l'altro socio Sante, il cosiddetto mastro caseario, insieme a Luca, ottimi suoi collaboratori, sorridente Michele, Gisella e naturalmente Ludovica, che accompagnano dalla fase della produzione alla commercializzazione queste delizie. Allora Luca, andiamo a parlare nella fase della... Cosa facciamo ora? Adesso cominciamo a produrre la mozzarella. Adesso Sante comincerà a tagliare la pasta. Tu descrivici tutto. Adesso comincerà a tagliare la pasta. Allora, come la finisci di tagliare? La metti nel mastello dove stanno le ragazze. Intanto arriva il mastello. Con l'aggiunta un po' di acqua calda e di sale, perché giustamente la mozzarella ha bisogno di un po' di sale per farla, diciamo, un po' di sapore. Quindi Luca, ora come procediamo? Adesso ora Sante andrà a mettere con la paletta la pasta nel mastello, con l'aggiunta un po' di sale e di acqua calda. Con la stecca di legno la comincerà piano piano a impastare. Poi ci vuole un po' di tempo fino a quando la pasta, diciamo, viene a filare, e poi cominciamo alla produzione della mozzarella, fior di latte, bocconcino e tutti i derivati dei prodotti. Perfetto Luca, guardate intanto Sante che sta con tanta pazienza e maestria iniziando a preparare questo impasto con la valida collaborazione di Michele. Ecco, ora descrivici questa fase. Adesso lì, diciamo, la pasta viene lasciata nell'acqua calda, perché con l'acqua calda la pasta tende a filare. Quindi piano piano con
con l'utilizzo della stecca, diciamo, la comincerà a compattare, poi nello stesso tempo la comincerà a lavorare. Una volta che è pronta, che è arrivata a filatura, cominceremo a produrre le mozzarelle. Perfetto Luca, e io naturalmente chiamo qui Gisella. Vieni qui Gisella, vieni qui. Gisella, nel frattempo che... Buongiorno e benvenuta ai Itinerari Agroalimentari d'Italia. Buongiorno. Allora, cara Gisella, intanto che Sante è all'opera, tra poco vedremo la parola della mozzarella, fammi sentire, tu che sei una, insieme a Ludovica, una delle addette alla commercializzazione, dimmi almeno 7-8 prodotti che sono richiesti nel tuo punto vendita. Allora, sono molto richieste le mozzarelle, i bocconcini, le burrate, i vari tipi di scamorzoni che vengono prodotti in questo caseificio, e poi vengono molto richieste le specialità che facciamo con i rotoli, con il crudo, col tonno cotto o col salmone stracciatella. La stracciatella pure è un altro ingrediente che viene molto usato in questo caseificio. Bravissima Gisella, e aggiungo Luca, c'è anche ci sono i prodotti, la novità senza lattosio, ne vogliamo parlare? Sì, adesso abbiamo incominciato a fare la produzione della mozzarella senza lattosio, perché abbiamo visto che a un po' di tempo a questa parte che sono diventati quasi tutti intolleranti al lattosio, quindi abbiamo anche deciso di fare questo tipo di produzione, che è una produzione un po' più particolare, perché c'è bisogno di un'aggiunta di un prodotto nel latte che va a scendere le molecole del lattosio. Molto bene Luca, intanto Sante è al lavoro. E naturalmente io do la parola alla regia, risentirci tra qualche minuto. Cari amici, eccoci qui nella bottega del Casaro, una nuova trasmissione in collaborazione con www.giropagandoitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane, con Luca, Sante, Michele, e tra poco arriverà anche la gentil Ludovica, che naturalmente ci presenterà anche delle specialità casearie. Andiamo subito alla fase della lavorazione. Luca, allora, la pasta è pronta, andiamo a cosa facciamo? Adesso cominciamo a fare un po' di nodini e un po' di fior di latte piccoli. Perfettissimo. Vai. Con la lavorazione. Adesso io sto facendo il nodino. E Sante invece cosa sta facendo? Sta cominciando a fare le mozzarelline. Perfettissimo. Nodini e mozzarelline. Sì, Luca, ma sono veramente delle bontà queste. Sì, Nino. Posso garantire che sono veramente della bontà. E aggiungo a prezzi competitivi anche, amici, veramente qualità, prezzo e il binomio della bottega del Casaro. Da che ora la mattina siete al lavoro? Allora, la mattina veniamo alle 5, fino a quando cominciamo a prepararci, cominciamo la lavorazione. Per le 5 e mezza siamo già pronti con la lavorazione. Perfettissimo. Michele, tu di cosa ti occupi in particolare? Io mi occupo della battitura della pasta, della preparazione prima della lavorazione generale con la macchina e della ricotta. Che tra poco, grazie Michele, che tra poco vedremo, amici all'ascolto. Intanto prosegue la lavorazione e intanto andiamo a presentare anche altri prodotti, vediamo, perché sono tanti, guarda, tante eccellenze. Chiamo qui Ludovica. Ludovica, buongiorno, guardate che gentil signorina, di dove sei Ludovica? Di Viareggio, però ho origini materane, mio padre è nato a Matera, qua infatti ho tutta la famiglia da parte sua, i miei nonni, i miei zii, e in più mi sono anche fidanzata e per questo vivo qua da 2 anni. Oh, benissimo, Luca, allora avete preso anche manodopera specializzata dalla Toscana? Sì. Perfettissimo. Mi sono innamorata anche delle mozzarelle, per questo che sono qua. Bravissima, allora presentaci queste bontà Ludovica. Stando alla vendita, io sto a contatto con questi prodotti, qua c'è soltanto una piccola parte di ciò che producono i nostri titolari. Descrivici che già allora, ce l'hanno in bocca. Un pecorino fresco, uno scamorzone al peperoncino ed un formaggio vacchino, sempre tutta produzione loro. Mentre qua vedete un rotolo farcito con salmone e stracciatella e il rotolo del quale parlava la mia collega Gisella.
Grazie Ludovica, bravissima. Ci sposteremo poi nel punto vendita dove Gisella e Ludovica con gli amici ci presenteranno la pasta produzione tra poco. Quindi procede questa lavorazione e io naturalmente mi sposto dall'altro lato del laboratorio dove tra poco produrremo la ricotta. A tra poco. Tesoro, ho risolto il problema del nostro tempo libero e delle nostre vacanze. Davvero? Come hai fatto? Mi hanno consigliato la guida turistica ed enogastronomica www.girovagandoinitalia.com ed ho subito trovato quello che cercavo, tanti itinerari turistici, hotels, ristoranti, agriturismi ed un elenco dettagliato di prodotti tipici e ricette delle regioni italiane. Come hai detto che si chiama? www.girovagandoinitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane. Nella bottega del Casaro, ecco, c'è Luca alla mia sinistra e Sante, i due soci che sono intenti nella preparazione della ricotta, tra poco sarà pronta. Nel frattempo parliamo di altre specialità, mi hanno detto dei vostri clienti, fate parlare del primo sale che è ottimo e della stracciatella. Allora, tu mi parli del primo sale e tu naturalmente Sante la stracciatella. Come viene fatto questo primo sale? Allora, il primo sale viene preso il latte, viene riscaldato a una temperatura di 35 gradi, viene aggiunta di fermenti lattici e con il caglio. Poi viene lasciato riposare, poi viene fatta la rottura della cagliata, viene aggiunta un po' di sale e un po' di acqua calda per far indurire un po' la pasta, poi vengono prese le formette da 250 e mezzo chilo e vengono riempiti. Poi con il tempo scola un po' di siero, si gira per dargli un altro po' di farma e è pronto per la vendita. C'è un prodotto facile ma molto gustoso. Benissimo Luca. Sante, questa stracciatella? Oh, la stracciatella viene fatta con la pasta filata e aggiungere poi la panna che facciamo noi di nostra produzione. Quanto tempo dura il procedimento della stracciatella? Si fa in 5 minuti, non ci vuole tanto. Nel frattempo guardate Luca che sta iniziando la preparazione della ricotta. Cosa sta facendo Sante Luca in questo momento? Sta togliendo la schiuma che si forma sopra al siero per poter dopo raccogliere subito la ricotta. Guardate signori che procedimento laborioso qui nella bottega del Casaro, guardate la meticolosità di Luca ed è, ecco, la ricotta nei fuscelli. Ora Sante, possiamo andare a degustare? Certo. Perfettissimo. Luca, ci spostiamo nel punto vendita con i due simpatici amici della bottega del Casaro e andiamo a degustare la ricotta, la stracciatella e le altre bontà nel punto vendita della bottega del Casaro, dove ci attendono Gisella, Ludovica e Michele. A tra poco. Tesoro, ho risolto il problema del nostro tempo libero e delle nostre vacanze. Davvero? Come hai fatto? Mi hanno consigliato la guida turistica ed enogastronomica www.girovagandoinitalia.com ed ho subito trovato quello che cercavo, tanti itinerari turistici, hotels, ristoranti, agriturismi ed un elenco dettagliato di prodotti tipici e ricette delle regioni italiane. Come hai detto che si chiama? www.girovagandoinitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane. E cari amici di Itinerari Agroalimentari d'Italia, siamo al termine di quest'altra puntata, siamo qui nella bottega del Casaro e ora ci mettiamo a tavola di bontà casearie, ecco tutto il team della bottega del Casaro al completo con alcune delle tantissime produzioni delle eccellenze casearie di questo caseificio in via Dante a Matera. Allora Luca, iniziamo a presentare. Allora, è arrivata la ricotta? La ricotta appena fatta, ricotta caldissima. Caldissima. Luca, dacci solo qualche minuto e andiamo a degustare. Ecco, la posiamo qui. Ora descrivici i piatti dei tuoi amici. Cosa c'è Luca? Il mio socio adesso sta posando uno scamozzone prodotto da noi, un primo sale sempre prodotto da noi, pecorino
prodotto da noi e le mozzarelle che abbiamo appena fatto in diretta. Tutta produzione vostra, questa naturalmente è scontatissimo. Continuiamo, cosa abbiamo qui? Puoi posare l'altro piatto invece, Sante? Qui ci sono sempre le mozzarelle, però in vari formati. C'è la mozzarella più grande, la mozzarella più piccola, la treccina, il bocconcino e il nodino, che sono sempre della stessa pasta, solo che cambiano solo le forme del bocconcino. Ci siamo sbizzarriti in vari modi nella produzione. Molto bene. Gisella, cosa presenti? Adesso Gisella sta appoggiando le scamozze delle trecce dure di pasta dura, anche quelle abbiamo fatto stamattina con la lavorazione di prima mattina. Quelle sono ottime da mangiare con il pane, con una fetta di pomodoro accompagnati insieme. Molto bene, Luca. Ancora Gisella, cosa propone le bontà casearie? Adesso è appoggiato la scamozza affumicata, stagionata e affumicata con un fumo liquido. E anche delle cacciotte, degli scamozzoni, piccoli scamozzoni prodotti da noi con del peperoncino dentro. Molto bene, Luca. Michele, vediamo che bontà propone. Michele, prima che stavamo parlando dei prodotti dei lattosiati, adesso ha appoggiato le mozzarelle e le scamozze senza lattosio, che quelli sono prodotti un po' particolari, devono essere venduti solo esclusivamente confezionati e sottovuoto, perché non possono avere contaminazione con il prodotto normale. Molto bene, Luca, ancora un altro piatto di bontà. Adesso sta appoggiando delle scamozze di pecora con il cacio ricotta di produzione nostra. E infine abbiamo la nostra Ludovica, cosa ci propone? Ludovica sta appoggiando una burattina, una ricotta forte, un rotolo ripieno con il cotto tonno e pomodoro e la nostra stracciatella che va anche nominata. Molto bene. Sante, c'è ancora di più da proporre, vero? C'è tanto altro di più da proporre. Simpaticissimo il nostro Sante, Luca, Michele, Gisella e Ludovica dalla Bottega del Casaro. Nino Vitelli vi dà appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Tesoro, ho risolto il problema del nostro tempo libero e delle nostre vacanze. Davvero? Come hai fatto? Mi hanno consigliato la guida turistica ed enogastronomica www.girovagandoinitalia.com ed ho subito trovato quello che cercavo: tanti itinerari turistici, hotels, ristoranti, agriturismi ed un elenco dettagliato di prodotti tipici e ricette delle regioni italiane. Come hai detto che si chiama? www.girovagandoinitalia.com, la guida che promuove le regioni italiane.